coppie, nuova casa. Eh sì, ci siamo fatti un po' di trasferimenti in questo periodo. Questa è la nuova casetta della nostra Ivy. Eccola qua. E Ivy è venuta a vivere con Arwen e Selene, che adesso è al lavoro, sta cercando di conquistare Armon, col quale c'è una grandissima amicizia. E chi è con la povera vedova Ponui, poverina? Chi è con la povera vedova Ponui? Con la povera vedova Ponui ci sono i due sireni, nel senso che lui ancora non lo sa. Adesso poi li invitiamo. Dove sono? Eccolo qua, Summer ancora è sirena e non sa che Ruben, e nemmeno Ruben lo sa, che si sveglierà Tritone, e sono andati a vivere con la vedova Ponui perché lei è una sirena da generazioni e vogliono imparare l'arte. Adesso qui abbiamo questa casetta che ho rifatto tutto, ho cacciato loro ignominiosamente e li ho mandati ad abitare nella casa dove, questa qua, dove stavano prima i nostri quattro adolescenti, che ormai sia Ivy che Arwen sono diventati giovani adulti. Lei sapete già che è una giovane adulta. Quindi ti scappa la pipì, amore. Falla, sei in bagno, tesoro, perché saltelli come una pazza. Dopodiché chiama a prendere la bevanda che ci hanno portato i nostri ospiti. Dov'è Arwen? Ah, Arwen è qua, vai a bere, Arwen. Wink, E i due fratelli sono Luna, oi! insieme, entrambi giovani adulti. E vi faccio vedere un attimo la casetta dall'alto, o se no col tab vediamo di riuscire a vederla, però bisogna mettere i muri interi. Quindi vediamo col tab. Qua c'è il salottino con gli scacchi, poi qui c'è la cucina. Qua, adesso ve la faccio vedere più da vicino, è un po' più in alto. Ecco qua la cucina con tutti i suoi ammendicoli. Qui c'è il tavolo da pranzo e qui c'è il tavolo da gioco. Poi ci siamo con uno studiolino qua, un piccolo studio che subito viene occupato da Armon. Ecco qua, qui c'è un piccolo studio. E poi togliamo il tab perché entriamo nella camera da letto di Ivy e Arwen, che già sono fidanzatissimi, e il loro bagno. E qui c'è un bagnetto proprio minimo per anche gli ospiti, se vogliamo. Al piano di sopra, che ancora non ho terminato del tutto, c'è un altro studiolo qui per Selene, che fa la programmatrice. Qui le camere, c'ho ancora da mettere un po' di dettagliucci, la camera di Selene, e siccome non sono ancora fidanzati con Armon, c'è la camera di Armon e lui, anche lui ha la sua scrivania, però qui devo finire. Non avevo più voglia di arredare. Ok, adesso tu devi andare in bagno e poi mi cerchi un lavoro. Allora, Ivy ha deciso che per ora rimane bagnina. Non si sa come mai ha cambiato idea sul diventare biologa marina.
Le piace talmente tanto aiutare la gente in mare e fare le immersioni che dice io voglio rimanere bagnina per ora. A studiare biologia marina faccio sempre in tempo. Invece lui, adesso li confonderò sempre loro due, Armon e Arwen. Questo è Armon, quindi lei non ha a che fare con lui, sono amici, ma non ce n'è. Invece lui deve cercarsi un lavoro perché lui ancora non ce l'ha. Quindi, no, cerca un lavoro, vediamo che lavoro può fare Arwen. Non vorrei fargli fare il fotografo freelance, sinceramente, perché vorrei che fosse comunque legato al mare, quindi farà l'ambientalista anche lui. Oppure il cuoco potrebbe fare lui. Lui potrebbe fare il cuoco o il giardiniere. Lo spazio ce l'hanno in giardino. O i social media. Oh, non ho proprio idea. Oppure Mizzica, lavoratore manuale anche non è male. 45 l'ora, un po' pochino. Sommozzatore, è una sirena. Dai, facciamogli fare il sommozzatore, mentre lui farà Armon qualcosa legato al computer, anche lui, perché cerca un lavoro e anche lui come maestro della mixologia. Allora lui gli facciamo fare il cuoco, via. Lui fa il cuoco, avanti. Ah, ma lui è già cuoco? È già cuoco lui, assistente lavapiatti, niente, come non detto. Ok, quindi al lavoro tra 15 ore. Cosa deve fare? Prepara del cibo, mixa delle bevande. Quindi adesso servi la cena, intanto servi la cena e prepara ravioli vegetali. Tu, bello mio, bravo, pulisci. Lui guida per lo snorkeling, acquista un coltello da immersione presso una boa da immersione. E adesso noi ci andiamo. Mentre lei fra 2 giorni raggiungi la forma. Ah, qui non gli ho messo gli attrezzi da ginnastica, ecco, invece lei ne ha bisogno perché lei deve assolutamente esercitarsi, lei c'ha tutto il materiale. Qui anche lui c'ha tutto il materiale lì come sommozzatore. Allora, mandiamo lui a comprarsi un coltello da sommozzatore, giusto? Acquista un coltello da immersione, vai, viaggia, viaggia e vai. Chi è stato promosso? Ah, Selene è stata promossa! Ingegnere geniale, wow, caspiterina! Vediamola! È a livello 4 di guru, però niente male, niente, niente male. Oh, ho trovato la boa da immersione, attrezzatura da immersione, prendi un coltello, vai. Allora, tu idratazione sei messo bene. Allora, abbiamo un tritone con una umana e un altro tritone con un'altra umana che però non è, questa è andata lassù subito a giocare al computer e invece c'hai da fare tesoro, programmare. Quindi programma, devi continuare il lavoro accessorio. Lui deve preparare il cibo, l'ha preparato al 50%.
Quindi adesso mi prepara, lui dorme in piscina, va bene. E lui c'ha sonno, poverino, e va a dormire in piscina anche lui. No, tu dormi con la tua bella, gioia mia. Dormi con la tua bella, nella vostra bella cameretta giù. Nella vostra bella cameretta giù. No, no, dormi qua, tesoro. L'idratazione sei a posto. Tu come sei messa? Ancora non hai molta fame, per cui prenditi quello che ha cucinato il nostro Arwen. Qui abbiamo due ciotole e una ce la vendiamo perché ce l'hanno regalata, che sono venuti a trovarci, e quindi quella lì ce la vendiamo, che costano anche non poco. Poi apri. Ah no, ma tu ti eri fatta i cosi qui. Mangiati un... Perché non può prendere... Ah, giusto, perché è all'interno di una piscina. Vai qui e prendi una porzione. Simo è uscita, forza. È uscita? Sì, prendi una porzione e questi che sono vegetariani, perché qui abbiamo Arwen che è vegetariano. Mangiati il coso e poi te ne vai a nanna anche tu. Lui invece sta dormendo alla grande. Oh là, guarda come dorme bene. Come sta? Sì, ma devi continuare a cucinare però. Perciò già facciamo che. Quando è che vai a lavorare tu? Fra 9 ore, quindi vabbè, dormi lì in piscina. Dai, tanto c'è fra te e Selena, ancora non è nato nulla. Anche Selena ha fame, povera Stella, e le facciamo prendere un bel, apri un bel, prendi una porzione. Ha completato il lavoro? 75, dai. Grazie mille per l'ottimo lavoro, spero che la paga sia sufficiente. Non ho visto quanto l'hanno pagata, ma speriamo di sì. Ok, dopodiché tu sei a posto e mo c'hai sonno, quindi raggiungi il tuo Arwen e dormi, tesoro. È il tuo grande amore. È stato veramente un colpo di fulmine fra loro due, se la sono intesa subito. E adesso io andrei, visto che questi sono tutti a posto, tu devi solo finire, questo ripulisci, svuota la ciotola di cava dopo. Loro hanno un sacco di bagni perché qui c'è quello generale per tutti, qui c'è il bagnetto personale di Arwen e Ivy. Quassù ci sono i due bagni che poi, se mai si metteranno insieme, Selene e Armon avranno un unico bagno, un'unica stanza da letto, e poi ci sarà una stanza per eventuali figli. Dove vai? No, 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 dormi con... No, 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 devi dormire con Arwen. Cos'è sta cosa? Cioè, siete fidanzati, eh? Avete anche fatto già fichi fichi. Ma come? Perché? Dov'è Arwen? Guarda che bel rapporto che... Oh signor, brava, scendi e vai. Oddio, queste cose ogni tanto. Perché non... Ah, perché non può passare. Ok, togliamo il tavolo da trucco. Via. Ok, togliamolo proprio, tanto sei bella così come sei. Ale, dormi, forza. Dormi, vai, adesso puoi, ecco perché mi pareva strano. E adesso io le faccio finire il suo lavoro di programmazione. Come messa? No, vedi che ti scappa la pipì, gioia. Allora, prima finisci programma, esercitati nella programmazione, poi usi e poi vai a dormire.
E lui magari si sveglia un attimo, che c'ha fame, viene qui e si prepara, così va avanti con la cucina e fai cucina già la colazione per domani mattina. Fai un uova e toast, porzione famiglia. Sveglia, sveglia tesoro, sveglia. Bravo. E poi andiamo a vedere se Ruben si è già accorto di essere un tritone, perché Ruben e Summer andavano molto più d'accordo che non Ruben e Ivy. Qui c'è questa piscina un po' particolare, vabbè, non è niente di che. E il coso per farsi il barbecue e qualche pianta, l'albero e poi naturalmente, come tutte le case a Sulani, il fuoco e le galline. Quindi tu mangia tesoro e poi te ne vai a dormire nel letto. Lui ha idratazione, beh, sì, benissimo. Gli ho fatto la piscina, io non sono per la piscina a Sulani perché insomma, c'è il mare, però siccome qua la spiaggia è un po' lontanuccia, devono viaggiare per andare in spiaggia. Non so se ci possono, no, ci possono arrivare a piedi, e vai, bellissimo, e possono tuffarsi qua, molto bene. Poi sono vicini a questo posto che mi incuriosisce, non ci sono ancora mai andata, le cascate. E niente, va bene. Aspetto che vada a letto Armon e poi andiamo a vedere se Ruben si è accorto di essere un tritone. Ok. Ho già in mente chi far diventare la mia incantatrice, che non è qui a Sulani, nessuno di questi che sono qui a Sulani. Perché ho letto che vampiri, sirene e alieni non possono diventare incantatori. Quindi c'ho una. Ah, qui è sbagliata la fondamenta perché ho costruito delle cose dopo, vabbè, poi la sistemerò. Intanto andiamo a trovare Ruben. Do lui l'ordine di andare a letto dopo. Ah, vabbè, che non ha più sonno. Quindi andiamo da Ruben. Ed eccoli qua, come vedete, loro si sono trasferiti dalla vedova Ponui per imparare a essere tutte le arti magiche delle sirene. Ok, gioia, adesso fatti un tuffo, tesoro, che vediamo subito se sei già una sirena, un tritone. Vai. Nuota con Summer e poi facciamo nuotare anche la vedova Ponui. Nuota con Summer e Ruben, così insegna già un pochino di cose. Vediamo se lui è. Sì, è diventato un tritone. Adesso poi lo vado a. Dreamlike Moon, che effetto ti fa vedere il tuo Ruben che è un tritone? Adesso poi lo porto nel CAS subito e gli creo una mise più tritonica maschile. Ecco qua, benissimo. Bravo Ruben, guarda lì che roba, guarda lì. Chiama il delfino, Ruben, chiama il delfino. Chiama da te il delfino azzurro, vediamo se Ruben viene ascoltato dal delfino azzurro. Basta nuotare, chiama da te il delfino azzurro. Ho detto chiama da te il delfino azzurro. E vabbè, lasciamolo nuotare fino alla fine. Gli occhiali te li tolgo da tritone, però
Dai, chiama da testo delfino azzurro. Deve già andare a lavorare. Sì. Deve andare a lavorare. Perché loro invece sono ancora adolescenti, ma farò crescere anche loro molto più presto. Va bene ragazzi, allora niente, faccio che li metto nel CAS, io vi saluto e vado a cambiare Ruben nel CAS. Ciao a tutti, ciao ciao!